che poi ci accingiamo a concludere. Là. Sì, buonasera Tomasi. Una domanda velocissima sui settori giovanili, una riflessione che si riesce a farci. Vediamo gli altri stati, la Spagna, la Germania, con il discorso cantera, oppure insomma, la Germania con Borussia Dortmund che dà un'impronta giovanile comunque anche al campionato. In Italia, il settore giovanile, lei che comunque vede calciatori, parla con società, com'è, come visto, se si crede, se si crede più di tempo fa? Due esempi semplicissimi: anni fa Rossi dato via, che era un giovanissimo promettente, oggi Verratti dal Paris Saint-Germain. È andato. Al 99% è andato anche lui. C'è sempre l'1%. C'è ancora l'1%, sperando che qualcuno lo tenga qua. Quindi domanda insomma sul settore giovanile, se ancora in Italia siamo un po' indietro rispetto almeno alla Spagna e Germania, che secondo me ci credono, ci puntano e ci spendono un po' di più. Ma sicuramente ci approcciamo al settore giovanile, ma non solo al settore giovanile, al fare calcio ad alto livello in maniera contorta, perché credo che si metta davanti il discorso economico a quello sportivo, purtroppo, dimenticando che da quello sportivo poi viene quello economico, perché tutti sono pronti a fare le squadre e poi si dimenticano che c'è il turno preliminare d'Europa League e usciamo al primo turno e sono tutti tesi a comprare i più grandi giocatori, perché si hanno tre competizioni e come ho detto prima, l'anno scorso, prima della chiusura del mercato, quando si stavano comprando i giocatori per fare tre competizioni, già erano due. L'altro fatto, l'anno scorso la società di Serie A hanno comprato 22 giocatori e venduti 28. Si fa import-export, non è che si fa calcio. Il Barcellona compra ogni anno tre giocatori, due, inserisce piano piano su una macchina che funziona, probabilmente hanno la fortuna che la macchina funziona, però per costruire qualcosa che funziona credo che ci sia l'esempio più eclatante, sono gli allenatori. Dicevo a un presidente di una squadra di Serie A che mi diceva: io cosa faccio con i giocatori che non mi servono, perché sapete che l'anno scorso l'articolo 7 famoso che prevede l'assurdità secondo i presidenti del calcio, per cui un giocatore che firma per una società ha diritto di allenarsi con quella squadra, credo che sia la cosa più normale che possa essere scritta su un contratto, visto che firmo per una società, a loro non va bene, perché quando si hanno 50 giocatori dove lo si mettono 50 giocatori in un ritiro estivo per esempio, e quindi se i giocatori vogliono potrebbero pretendere di allenarsi tutti insieme con lo staff della prima squadra. E facevo notare come fanno contratti triennali ai giocatori e ogni tre mesi cambiano allenatore. Arriva l'allenatore che dice: 1, 2, 3 non mi servono, ne voglio altri 3, salvo poi tutti e 6 non servono all'allenatore che arriva dopo, e quelli sono tutti ingaggi che poi fanno lievitare i costi. E purtroppo ci sono anche realtà che probabilmente avete anche detto su qualche giornale, che i presidenti comprano all'estero perché comprando all'estero magari si portano fuori un po' di soldi. Quindi progetto sportivo è l'ultimo dei problemi, ma teniamoci a galla e vediamo. Se vogliono togliere le retrocessioni alla Serie A, così non c'è neanche più il problema che se si sbaglia chissà cosa succede. Questi sono i progetti sportivi che purtroppo viviamo, perché credo che sia insito nella nostra cultura di essere più furbi degli altri. Quindi si vede che c'è una grande economia, un grande business attorno al calcio e ci si infila per fare business e non per fare calcio. E poi ci si dimentica che un calciatore impara a giocare e cresce calcisticamente anno dopo anno, può sempre migliorare. Se noi pensiamo ad Iniesta, andate a vedervi la carriera di Iniesta, prima di essere titolare del Barcellona, insomma, ha giocato parecchi anni nella sua seconda squadra, ha fatto parecchi anni giocando poche partite finché non si è ritagliato il suo spazio, ha imparato a giocare al Barcellona, oggi non c'è più tempo per imparare, insomma, e quindi si vanno a comprare giocatori già forti all'estero, e questo se da una parte ti dà dal punto di vista tecnico quantomeno un giocatore che è già fatto, dall'altro ti dà anche la possibilità, appunto come ho detto prima, di fare import-export, salvo poi dimenticarsi di quelli bravi che abbiamo che se ne vanno e vanno in quelle squadre che probabilmente hanno anche altre disponibilità economiche, insomma.
Sono anche pure che non ci siano più domande, mi confermate? E allora concludiamo con un messaggio o un augurio che tu vuoi o puoi rivolgere a questi ragazzi che possono essere una piccola goccia nel mare invece di tutti i ragazzi italiani e non solo. Io auguro a tutti di poter seguire la loro passione, la propria passione nella propria vita. Credo che sia la cosa più bella che può capitare a una persona, di riuscire a vivere di passioni, concretizzarle, portarle avanti. Può essere la passione per la fotografia, per la musica, per lo sport. Oggi parliamo di sport, per me lo sport, non solo il calcio, è stato ed è una grande palestra di vita. Ieri ero insieme a, facendo alcuni nomi, Igor Cassina, Gerindo Bordin, Vincenzo Maenza, gli olimpionici, quelli che hanno salito il podio delle Olimpiadi, per uno sportivo al massimo, perché ha una passione anche di donna, uno sport molto minore in Italia, che però ha avuto la fortuna e la bravura di arrivare a coronare questo suo sogno e a seguire quella sua passione. Auguro a tutti noi, insomma, di poter seguire le nostre passioni, di viverle al 100%, perché credo che sia la cosa più bella che può capitare alla vita di tutti noi. Grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato, per la tua testimonianza. Sappiamo anche che oggi avevi un altro impegno, sei arrivato a casa, non ti sei praticamente riposato e sei venuto qui, quindi grazie, io sono semplicemente il portavoce di questi ragazzi che ti hanno scelto. Come molti di voi sapranno, insomma, per organizzare queste manifestazioni c'è l'aiuto di tutto, c'è il bisogno dell'aiuto di tutti. Non c'è uno sponsor in particolare che ha, diciamo così, patrocinato e creduto nell'evento, ma ci ha creduto un'intera comunità, a partire dalle signore che hanno cucinato, prodotto, insomma, preparato come si fa qui in Emilia, la pasta fresca con i cappelletti, i tortelli, per poi raccogliere qualche soldo per aiutare questi ragazzi, tanti altri cittadini, singoli cittadini oppure aziende, imprese, insomma li potete vedere anche tutti qua in questo totem qua alle mie spalle. E allora gli organizzatori vorrebbero che ci fosse anche la tua firma qui. Non un autografo qualsiasi, ma insomma hai voluto dare il tuo contributo, la tua presenza, perché ti lascio il pennarello, perfetto. Proprio qua, anche perché questo magari è una cosa alla quale non vuole molto pubblicizzare lo stesso Damiano, però gli organizzatori me l'hanno segnalato e credo che sia una cosa molto bella, oltre ovviamente a non avere voluto un compenso, non ha neppure accettato le borse spese, ma ha segnalato niente da aiutare, cosa che poi faranno proprio il team di queste ragazze, hanno pensato insieme così. Ecco qua. E poi magari dire a chi verrà destinato questo piccolo compenso, insomma, questo gesto, chi verrà destinato? Sì, la Fraternità della Visitazione è una casa che tre ragazze, tre suore, hanno chiesto alla diocesi di Figline Valdarno, a Pian Disco, vicino a Reggello, dopo Firenze. È una casa famiglia dove vengono accolte ragazze madri, vengono accolte persone che vengono mandate dai servizi sociali o a volte purtroppo dai carabinieri e vivono, hanno rimesso a posto questa casa, stanno lavorando con queste ragazze, con questi bambini, e me l'ha fatta conoscere un dirigente del calcio che vive a Reggello, col quale ho avuto modo di